Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. Non potete non amarli se li avete visti, sono gli Harlem Globetrotters. Sono nati negli anni 20 per un'idea di ragazzi neri americani nelle mani di un genio del marketing abbastanza preliteram di nome Abe Saperstein, che era un bianco polacco di origine ebrea. Dove giocavano gli Harlem Globetrotters nella Chicago degli anni 20, quella di Al Capone? Alla Bronzeville Savoy Ballroom. In parole povere, in una grande sala da ballo di uno degli alberghi del centro della città. Giocavano e inventavano gioco. Tantissime delle cose che oggi fanno la differenza su un campo da basket, i singoli movimenti, come nella ginnastica artistica, nel pattinaggio, li hanno inventati loro. Una visione del mondo differente, il gioco per il gioco, il divertimento per il divertimento. Che cosa succedeva? Che questi ragazzi avevano la voglia di spiegare al mondo che i neri possono fare qualcos'altro oltre che cantare, possono venire in contatto col mondo bianco, lo possono divertire, alle volte ironizzandoci sopra. Gli Harlem Globetrotters nascono negli anni 20, ma diventano qualcosa di determinante alla fine degli anni 50, perché, anzi, facciamo così, alla fine degli anni 40, perché appena nata la NBA, dove giocano solo giocatori bianchi, e gli Harlem Globetrotters neri li sfidano. Il luogo, Chicago, da dove provengono. Lo stadio, lo Chicago Stadium, che 15 anni dopo, 20 anni dopo, 30 anni dopo celebrerà le glorie dei Chicago Bulls, fino al grande Michael Jordan. Gli avversari, i Minneapolis Lakers, squadra tutta bianca, oggi si chiamano Los Angeles Lakers, molto forte, molto dominante. Si gioca la partita? No, niente spettacolo, lì si gioca per davvero, per far vedere che sono giocolieri ma possono vincere anche quando si gioca sul serio. I Minneapolis Lakers, tutti bianchi, perdono per 2 anni consecutivi con gli Harlem Globetrotters. Poi loro torneranno a fare i giocolieri, ma avranno dimostrato che il gioco era loro.